anni soffre dolori nell'ombelico del mare. Una riflessione sull'accoglienza antica dello straniero e la dichiarazione d'amore più bella del mondo. Questo è il senso dello spettacolo Odisseo Migrante Mediterraneo, andato in scena alla Fortezza Santa Barbara per la rassegna Spazi Aperti, un monologo interpretato da Giuseppe Cederna, attore, scrittore e viaggiatore, che, come da lui ribadito nel corso dei 90 minuti davanti al pubblico, è riconosciuto da tutti per la sua interpretazione in Mediterraneo di Gabriele Salvatores, successo cinematografico del 1992, anche vincitore del premio Oscar. È un testo universale, la storia delle storie, il viaggio di Odisseo. Io racconto e leggo tre canti, due canti e mezzo del viaggio di Ulisse, la grande tempesta. Sapete che Odisseo sa che arriverà prima o poi a Itaca, ma deve soffrire per conoscere, per crescere, per diventare un uomo. E può anche piangere, Odisseo. Le lacrime degli eroi non sono lacrime di vergogna, ma lacrime di conoscenza. Ecco, Odisseo ci insegna che a un certo punto Odisseo arriva alla costa dei Feaci, sembra che sia quasi salvo, ma è vinto dal mare e prega il Dio delle acque, il Dio degli uomini, di accoglierlo, che la terra che lo sta per portarlo in salvo dal mare sia una terra che abbia pietà, umanità. Mediterraneo, quindi, nel tuo destino, immagino quando ci sono questi capolavori ci deve essere una grande alchimia in tutti i suoi componenti. A volte succedono dei miracoli nella vita, anche dei miracoli come il film Mediterraneo, che è un piccolo miracolo, ma non solo perché il film ha vinto l'Oscar, perché il film sì, ha un'armonia, tutti gli attori eravamo tutti attori con delle bellissime parti, era una sceneggiatura scritta bene, il regista Gabriele Salvatore si è riuscito a prendere il meglio di noi, è stato un grande regista, no? E ha fatto un film, il luogo, la Grecia, proprio io credo che sia anche la Grecia che ci ha modellato e ci ha fatto diventare così bravi o così resistenti al tempo, ragazzi, è passato 30 anni. Fresco rientro però.